In che modo va avanti la sinergia con San Francisco? È una sinergia su tanti temi, innanzitutto quello della parità dei diritti. L'anno scorso abbiamo ricevuto un grande incoraggiamento da Ed Lee, sindaco di San Francisco, nel proseguire sulla nostra strada della parità dei diritti, gli stessi diritti per tutti, a prescindere dall'orientamento sessuale. E un mese dopo i nostri incontri a San Francisco, come sapete, abbiamo deciso di procedere con il riconoscimento di matrimoni che erano stati celebrati all'estero, a prescindere dal sesso e dall'orientamento sessuale degli sposi. Ma ci sono aspetti che invece riguardano l'attività, la vita, il cuore pulsante di una città, come la gestione dei rifiuti. San Francisco ha preso una decisione negli anni 90 di rinunciare alle discariche e di puntare sulla raccolta differenziata. Oggi il sindaco Ed Lee ha potuto vedere i nostri dati ed è rimasto colpito dal fatto che in soli 2 anni siamo passati da poco più del 20% di raccolta differenziata a quasi il 45%, e abbiamo lavorato in questi anni insieme al suo team. La società da noi si chiama appunto AMA, in San Francisco si chiama Recology, e il nostro obiettivo, già presentato alla stampa la settimana scorsa, è quello di produrre un compost dai nostri prodotti organici che possa essere usato nell'agricoltura. Insomma, quindi tante sinergie su temi diversi di due grandi città che vogliono responsabilmente essere una guida nel pianeta. Grazie.